naturali lo nascondono man mano attraverso il metodo psicoanalitico che pensava si potesse scavare nel ricordo e ritrovare quegli aspetti fondamentali della memoria che comunque, sebbene sepolti, agiscono quotidianamente condizionando in qualche modo la visione della vita, del mondo, ma anche le proprie aspettative e quindi anche le proprie scelte rispetto al futuro, come se noi fossimo in un certo senso dentro un tempo intermedio che si tende tra futuro e passato, ancorati in qualcosa che è un residuo insistente della nostra memoria. Questo lavoro di Freud, tra l'altro, contemporaneamente aveva dato spazio a molti lavori nella società psicoanalitica di Vienna che partivano dall'idea che un linguaggio più immediato o qualcosa come la creazione artistica potessero dare prova dell'inconscio in una maniera più diretta. Più l'arte veniva a manifestarsi, più questi artisti potevano essere visti come qualcosa di un'infanzia che all'ordine del giorno portasse fuori dei linguaggi diretti, immediati, meno filtrati dalle polveri del tempo, possiamo dire. Questo racconto di Eisen fu scelto proprio perché era un racconto, quindi è un'opera d'arte, un racconto che poi vedremo ha anche degli elementi autobiografici, però era presentato da Eisen come se fosse un caso di perché si parla di uno studente di archeologia che mentre studiava archeologia incomincia a sognare e a fantasticare proprio mentre fa i suoi studi su questo bassorilievo. Questo bassorilievo che a noi sembra insignificante, in realtà che cos'è? È una fanciulla con un'andatura della quale possiamo intuire un movimento piuttosto leggiadro, con una serie di vuoti, perché ci sono dei buchi che potremmo immaginare simili ai buchi della memoria, un discorso frammentato potremmo dire, ma l'attenzione di questo studente, allievo di archeologia, si fissa talmente tanto su questo quadro che lui comincia a pensare di volerne una copia per studiarlo meglio e di portarlo al suo studio per approfondire, e man mano che lo guarda gli sembra di scoprire qualcosa di familiare, ma la sua attenzione si poggia su questo passo. Possiamo dire che di tutta l'immagine un elemento cristallino ed essenziale viene a fissare tutti i suoi pensieri, un passo che gli sembra familiare, particolarmente affascinante, interessante e che in qualche modo dovrebbe aver visto da qualche parte. Questa questione gli apre una voragine, possiamo dire, che lo fa affezionare a questa creatura che lui non conosce e in qualche modo però gli sembra anche familiare, gli sembra di averla già vista da qualche parte e comincia ad ipotizzare che forse c'è qualcosa di moderno, qualcuno dell'epoca contemporanea che ha incontrato per strada, e l'ossessione diventa talmente quotidiana che lui si muove per strada guardando i piedi delle fanciulle e di questa cosa incomincia anche a avere un certo imbarazzo, perché è proprio questo tratto del passo che fa da significante fondamentale. Io non voglio tirarla lunga sul racconto, raggiungerla, lo scompiglio tutto intorno, gli fa capire che sta succedendo qualcosa di grave. In realtà siamo nel pieno dell'eruzione di Pompei, per cui lui cercando di fuggire perde questa fanciulla e si sveglia improvvisamente sentendo nel frastuono qualcosa che è invece il suono cristallino di un cinguettio di un cardellino. Questo cinguettio del cardellino lo fa svegliare da questo sogno e lui comincia a rimproverarsi di pensare sempre a queste cose e dal sogno vorrebbe uscire completamente da questa realtà che lo ha attanagliato. Pensa quindi di fare un viaggio, di prendersi una distrazione, di fare un viaggio, cerca il più e il meno e questo viaggio stranamente lo conduce proprio a Pompei e al centro di Pompei incontra una figura sottile con dei sandali e con un passo leggero.
basso, dallo studio del basso rilievo. I due ragazzi, tra l'altro molto vicini d'età, si conoscono e lui però continua a stare in uno stato onirico, in una difficoltà a reperire le coordinate quotidiane e parlando con questa ragazza ha quasi l'impressione di parlare con un fantasma, perché si fa l'idea che il fantasma morto nel sogno in qualche modo è ritornato alla realtà per creare questo strano incontro e comincia ad angosciarsi perché pensa di essersi innamorato di una ragazza morta 1800 anni prima. La ragazza invece sta al gioco, gli parla, raccoglie pian piano i frammenti che vengono fuori da questi racconti ambigui che fa lui, lo studente, perché in qualche modo gli domanda se tornerà di nuovo a mezzogiorno, pensando che è uno spirito che ritorna in ora meridiana, prova a seguirla quando scompare tra le rovine, pensando che si nasconda in qualche tomba, prova a capire da dove viene, dove va, e la ragazza, scherzando, da questi frammenti di domande gli restituisce man mano qualcosa della sua memoria e incomincia a dirgli che in fondo non abita poi così lontano da lui, che in qualche modo si sono conosciuti sì molto tempo prima, ma molto più vicino a lui di quanto lui non abbia mai immaginato. E pian piano in questi incontri viene fuori che questa ragazza era in effetti una ragazza che lui aveva conosciuto di fronte casa sua e che aveva una gabbietta con un uccellino fuori dal suo balconcino. E così su questo ritorno del canto dell'usignolo, richiamato alla memoria dalla tessere di questi frammenti della ragazza, il nostro studente ritorna, apre gli occhi alla realtà quotidiana, ritorna in sé ed è in grado di conoscere questa persona direttamente, senza filtrare tutto con questa fantasia così imponente che l'aveva portato a romanzare questo incontro. Che cosa è interessante per noi? Intanto che il significante su cui si tesse tutto il romanzo è qualcosa effettivamente di inconscio, perché non solo il personaggio del romanzo non aveva coscienza e non sapeva su che cosa poggiava tutto il romanzo fino alla propria conclusione, ma anche l'autore stesso del romanzo non si era reso conto e se ne renderà conto dopo, quando manderà delle lettere di riflessione a Freud, quattro che sono state raccolte dalla Società Psicoanalitica di Vienna, ma che non furono rivelate all'epoca del romanzo per una discrezione. Si rende conto che tutto il romanzo, che era effettivamente di sfondo autobiografico, era venuto fuori da un suo ricordo di infanzia. Lui aveva un'amichetta di giochi che aveva un piedino torto e camminava un po' steppando, e quando giocavano ricordava di questo passetto, di questa bimbetta, che poi con gli anni, crescendo, diventò, oltre ad essere la compagna dei suoi giochi, anche una figura che lui ricordava in maniera molto affettuosa, ma che purtroppo per via di questa malattia che aveva dovette perdere in giovane età perché la bimba morì molto presto. Allora, tutto questo racconto successivo che viene raccolto poi negli annali della Società Psicoanalitica di Vienna, secondo Freud, dà un valore particolare a questo romanzo, che non è più soltanto un'invenzione artistica che viene data agli altri per raccontare dei sentimenti, per metterli in gioco e metterli in scena, ma è sostanzialmente l'occasione buona per dimostrare che il frammento di memoria che diventa effettivamente significativo e significante in quanto si ripete, diventa qualcosa su cui si poggiano diverse esperienze. Ragazzi, dal mondo e dal loro recenso, facendo le forme che sono vicini e vicini, Giulia Romano alla viola, Giovanna Domenico al cieco e Marcus Piorino al contrabbasso. Grazie a tutti.
del brano.